Siamo adesso al pareggio 1-1 fra Ascoli e Napoli. Per il Napoli ha segnato Penso ed ecco alle mie spalle la fotografia di Vincenzi che ha pareggiato per l'Ascoli. A te Tonino Carino. Diciamo che è stata una partita piena di veleno. Polemiche prima della gara, polemiche e gioco spigoloso durante l'incontro. L'unico che non solleverà polemiche è il risultato, sostanzialmente giusto. Un pareggio tra due squadre in ripresa, ma ancora molto lontane dal rendimento ottimale, soprattutto dalle aspettative delle rispettive tifoserie. Boskov ha le sue gatte da pelare, Marchesi non sta decisamente meglio, anche se il risultato odierno ovviamente soddisfa molto di più l'allenatore partenopeo. Ma vediamo subito le immagini salienti di questa partita che per l'Ascoli è iniziata decisamente in salita. Siamo al 9 minuti dall'avvio della gara. Maradona su punizione, coglie la traversa, arriva Penso e infila in rete. 1-0. La reazione, vedete come esultano i napoletani. Non segnavano da oltre 300 minuti. Reazione dell'Ascoli, traversone per Vincenzi. Guardate come tira bene, però il portiere napoletano para meglio. Al 24esimo ancora Maradona, l'ispiratore di questa manovra, palla per l'ex Ascolano De Vecchi, tiro, deviazione e Corti è bravissimo a salvare la sua porta. Passiamo al secondo tempo, al sesto c'è questo bel lancio per Cantarutti che controlla bene la palla, vedete si combatte bene, appoggia Vincenzi ed è rete. 1-1, esultano anche gli Ascolani. E qui è l'episodio un po' più spiacevole della giornata, c'è questo contrasto, chiamiamolo così per benevolenza, tra Nicolini e Maradona. L'arbitro Ciulli, che non è stato oggi eccezionale, decide di mandare entrambi negli spogliatoi. Da Ascoli ho concluso, la linea a Paolo Valenti. E concludiamo.